L'ho sentito così, proprio raccontatemi come dire, ma quel pazzo è venuto qua, il colpo di Stato, ma l'abbiamo mandato a quel paese, qui è un colpo di Stato. E basta. Avendo partecipato, secondo quanto le dici, ho tentato di partecipare a due tentativi. Ma sono andate tutte che buche. Tanto vale non provarci neanche più. Ho capito, era questa la cosa. Lei sapeva che Sindoni era massone? L'ho saputo attraverso Vitale, attraverso Stefano Ho capito. Contato. E sapeva che Niceli Crimi era massone? No, non so questo nome. Non conosce questo, non dice nulla. E che Sindona era massone, che era iscritto alla loggia P2, ha mai sentito parlare di questa Ma non cosa? sapevo che esisteva sta P2. Ha mai sentito parlare della loggia Diaz di No, non conosco Palermo? logge, non so parlare di queste Ho cose. capito. Non sa quindi se i Greco erano iscritti alla massoneria, erano massoni? I due fratelli, Sì? Michele e Sì? Salvatore, Salvatore. non so. Ma nemmeno No, ho dei parlato salvi. anche solo di Greco. Ma nemmeno dei salvi. Io non so di uomini d'onore iscritti nella Va massoneria. bene. Non so assolutamente. Va bene. Senta, perché si interruppe il soggiorno di Sindona a Palermo? L'ho detto, l'hanno mandato via, l'hanno cacciato. Ah, voi Ma mandato? proprio l'hanno cacciato, ci hanno detto vai via. Ho capito. Senta, non c'è rapporto con l'assassino del giudice Terranova? Sono No, assolutamente. due cose diverse. No. E No, Terranova perché fu ucciso? è perché era stato cattivello con Luciano Ligi. Ho capito. Senta, quindi la questione, la proposta di Sindona di questo tentativo di colpo di Stato separatista, fu discussa nelle famiglie di Cosa Nostra o non se ne discusse proprio? Di Sindona? Sì? Credo che Stefano Bontà ne parlò in commissione, Ah. Ho ma disse la risposta che aveva dato di andarsi a fare una bella camminata. capito. Lei sa chi mise in contatto Sindona con notaio Cordaro di Caltanissetta? Non sa se Pino Mandalari sia un esponente della massoneria? Senta, dopo la strage di Ciaculli, poi le famiglie si sciolsero praticamente, poi ci furono le assoluzioni di Catanzaro, no? Dopo le assoluzioni di Catanzaro, quale fu il comportamento di Cosa Nostra? Dopo dovevano andare al 69, 70, credo. 70, perché fu dicembre 69 la sentenza, credo. E hanno ricominciato a ricostruirsi attraverso Stefano Bontadi, che allora era giovane, non è stato preso di mira dalla polizia, era un ragazzino, credo che ventenne addirittura. Attraverso Stefano Bontano si sono cominciate a ricostruire, ma si era fermato un po' perché quel famoso personaggio che avevo parlato all'inizio, Cavataio, preferiva che le famiglie si facessero così come lui voleva. Ma Capito. questo è un discorso molto lungo da fare come storia per la criminologia. Io non credo che interessa molto a voi, quindi sarò più succinto. E dopo la morte di Cavataio, Quando muore Cavataio più o meno? Cavataio muore nel 70, 70, sì. 70. Dopo la morte di Cavataio si comincia la ricostruzione delle famiglie, ognuno nella sua borgata. Si istituiscono i capomandamenti e si fa la commissione. Però la commissione in un primo tempo, perché la commissione si fa verso l'84, la commissione in primo tempo è gestita solo da tre, come avevo detto prima. Dorrina, Bontadi e Badalamenti. Nell'84, nell'85, credo che subito dopo che viene arrestato Luciano Ligio a Milano, 74, vero? Si cominciano a fare la commissione per come poi si formò, cioè ogni tre Ho capito. famiglie un capomandamento e Questa si struttura. abolirono i tre. Sì. Senta, e Cosa Nostra, fece qualcosa di particolare per mettersi in evidenza, far capire che erano ritornati in forze, che si erano riorganizzati o no? Questa mi sembra una domanda da torinese Ah, e rispondo a un torinese. mi dica. La
la mafia non ha bisogno di dire queste cose. Ognuno ha una famiglia numerosissima, ogni mafioso. E quindi questa famiglia ha altre famiglie, e questo già si sa. È un collegamento. Ho capito. Senta, ma quegli attentati che ci furono attorno a quegli anni, gli anni 70, le bombe, l'omicidio di Scaglione, la scomparsa non di era per dimostrare che era tornata la mafia. Non era assolutamente per dimostrare. E perché erano stati fatti? Erano stati fatti perché dovevano scassare la credibilità del governo italiano. Ho capito, creare le condizioni per il colpo di Stato, era questo. Anche l'omicidio di Scaglione? Anche l'omicidio di Scaglione. Ho spiegato che dietro l'omicidio Scaglione come entità di Stato c'era un'altra cosa, Vincenzo Rimini. Sì. Lui ha approfittato di servire la Cosa Nostra, sì, ma ha approfittato di servirsi lui stesso. Sì. Sì, ma annientando Rima. Le ha spiegato questo, se non ho capito male, che Cosa Nostra non commette mai cose su commissione, omicidi su commissione. No. Sono cose che interessano lei, che poi possono anche interessare altri. È logico. È questo il discorso. Questo dicevo sul fatto l'ipotesi. No, questa è certezza, non l'ipotesi. Sì, prego. Grazie. La provincia chiede, di Palermo. Mi scusi, devo ripetere la domanda. Sì. L'onorevole Vigio le chiede se questa riorganizzazione è relativa soltanto alla provincia di Palermo o a tutta quanta la Sicilia. Alla città di Palermo oppure più? Alla provincia di Palermo. Alla provincia di Palermo. Perché era la provincia di Palermo scassata. Ho capito. Quindi a Trapani. No, funzionavano regolarmente. Ho capito. È quello di chi parla. L'onorevole Borghezio richiede questo. Avendo lei spiegato alla Commissione che l'assassinio di Scaglione, la scomparsa di De Mauro, bombe messe in quel periodo, erano fatte per togliere credibilità allo Stato e favorire quindi l'ambiente, il clima, per un tentativo di colpo di Stato, l'onorevole Borghezio richiede se gli omicidi, le stragi che si sono verificati adesso, possono avere anche un significato analogo. Non posso rispondere a questa domanda, io non lo so. Certo. Io non lo so. Io devo rimanere a cavallo per quello che saranno le indagini e per quello che potranno essere anche le mie riflessioni. Quindi devo rispondere, non lo so. Non sì. Posso dare un... Da dove la prendo? Un'affermazione simile. Non ce l'ho. Delirio, vabbè, delirio abbiamo parlato fuori. Ecco, scusi, tanto per capire, se non ho capito male, lei ha usato il termine delirio in senso scherzoso. Per indicare la sua ipotesi, così. È logico. Sì, no, perché poi... Sì, va bene. Senta, sulla questione del suo, come dire, della pressione nei suoi confronti per la liberazione di Moro, lei ha parlato all'inizio, si ricorda di oggi. Sì. Quindi, se non ho capito male, qualcuno le disse che la Commissione aveva deciso che si poteva fare questa operazione di prendere contatto con i brigatisti, va bene? Sì. Per cui lei doveva andare da Torino, da Cuneo a Torino per questo. E lei chiese... Un momento, c'è un piccolo intero che io devo fare nella qualità di uomo d'onore che ero. Mentre io avevo l'affermazione di Cosa Nostra, l'ordine, per interessarmi, per vedere di salvare la vita di Moro, dal parte della malavita milanese mi veniva lo stesso richiamo, ma io non racconto ai milanesi che non sono uomini d'onore, che io dalla Sicilia ho la stessa voce. Sì. Quindi approfitto dell'occasione che mi offre la malavita milanese di essere trasferito al carcere di Torino. Quindi era la malavita milanese che le aveva assicurato la possibilità di essere trasferito a Torino? Esattissimo. È così. Ed è registrato. E lei fece una domanda per andare a Torino? Io non ricordo. Beh, io accusavo delle malattie, che poi queste malattie si devono trasformare in trasferimento. Ho capito. In un centro clinico che era quello di Torino. Per Cuneo era Torino, sì. Ecco.
Ho capito. Lei invece poi si andò a Milano, lo mandarono a Milano. No, me ne andai, li portarono a Milano. E la portarono a curarsi a Milano, oppure in carcere. Mi hanno portato a Regina Celi. A Roma? A Regina Celi, a... San Vittore? A San Vittore. Ho capito. Poi da San Vittore mi mandarono a Napoli. E io credo che in questo frattempo il povero Moro sia morto, credo. C'è una confusione di dati. Beh, quello che si vede, questo non è per capire bene. Senta, lei a Milano incontrò dei brigatisti? No, no, incontrai a quello che si interessava di me, quello per essere trasferito quello della a Torino. Criminalità comune. E che mi dà i verbali dell'intercettazione delle bobine, dove si parla di tutto questo. Ah, ma questo qui era, dove questo, c'è, era un detenuto questo qui o uno? In quell'epoca, quando io andai a Milano, era già detenuto. Okay. E aveva i verbali di intercettazioni? Sì. Ho capito. Senta, ma era uno della criminalità comune questo? Sì. Di Milano? Sì. Cioè nel senso che faceva il criminale a Milano o era che un milanese? Faceva il criminale a Milano. Ma non era milanese? No, ed era milanese. Era milanese? Sì. Ho capito. Io in cella, a Cuneo, sono stato anche con Franci Turatello. Sì. Franci Turatello aveva tutta questa malvivenza milanese ai suoi piedi. Sì. Quindi questo di cui io parlo e che ne parlerò con i giudici, perché possano avvenire le ricerche di queste bobine, ne parla e mi viene a trovare dentro il carcere, viene con un documento falso e viene a parlare con me. Nel carcere di Cuneo? In Cuneo. Sì. Allora? E mi dice se c'è la possibilità, e ci dico, qua i terroristi che sono qua non sono all'altezza di potermi attendere per una simile domanda. Io credo che se andrei a Torino incontrerei degli altri a cui io potrei rivolgermi. Allora mi interesso attraverso, non so quale ministro, lo scoprirete nelle bobine, sì. È inutile che io faccia i nomi, di farti trasferire a Torino, ho detto fallo. Poi mi manda, chiede visita medica e dice che hai bisogno delle cure per il centro clinico di Torino. Non so se ho fatto domandino o meno, non mi ricordo più. Allora dice, fatto, sei trasferito. E io sono andato a Milano. E poi di Milano sono andato a Napoli. Senta, quindi l'intercettazione riguardava il colloquio tra questa persona e lei nel carcere di Cuneo? No, di Milano. No, la intercettazione? Sì. Cioè la conversazione registrata? No, non riguardava me. Ah, riguardava altre persone? No, ah, ho capito. Sono più chiaro. Riguardava mia moglie. Ah. Che questo parlava con mia moglie. Al telefono? Sai. Al telefono? Sai, abbiamo ottenuto il trasferimento di Masino che va a Torino. Poi, in altre telefonate, lui era in contatto con la persona o con le persone di Roma che avrebbero attuato il mio trasferimento. Nelle telefonate c'è anche, e allora queste cose buone non vogliono salvare a Moro. Ho capito. Quindi è tutto, la spiegazione è tutta nelle bobine. Ho capito. Ma le telefonate sono... Un attimo. Può usare le cuffie, guardi, perché... No, ma si sente con me. I nastri. No, io in carcere, incontrando a questo qua, che poi lo incontrai nella traduzione... Scusi un attimo, devo ripetere la domanda perché altrimenti... Le chiede l'onorevole Biondi se lei, quando andò a Milano, lesse delle intercettazioni oppure ascoltò i nastri. No, lesse le intercettazioni. Io come potevo ascoltare i nastri? Va bene, comunque... No, perché nel verbale c'è scritto... presa dalla bobina, interrogatori di... Volevo chiederle questo, che interesse aveva Turatello alla liberazione di Moro? No, ma Turatello non c'era più, chi ha parlato di lei Turatello? Lei a Cuneo non aveva... Sì, ma già Turatello se n'era andato da Cuneo. Io ho detto come riferimento di conoscere la malavita milanese di Milano, cioè delle persone nate a Milano e perché ero stato in contatto con Turatello. Ho capito. Senta, volevo dirle un momento così. Volevo dirle che dagli atti del maxi processo di Palermo risulterebbe che lei non è mai stato a Milano.
Sul serio? Sì. Porca le risulta miseria. Che da 14 ottobre 77 è andato dalla casa circondariale di Regina Coeli alla casa circondariale di Cuneo, credo. Il 22 maggio 78 dalla casa circondariale di Cuneo a Napoli. Poi il 15 giugno 78 da casa circondariale di Napoli a casa circondariale di Cuneo, quindi torna a Cuneo. Quindi non risulterebbe che lei non è mai stato a Milano. Ma guarda, io proprio a lei ho, io non posso dire, io sono stato a Milano, o non me lo sono sognato, io sono stato tradotto a Milano, da Cuneo. Con i carabinieri? Logico, come da solo. Sì, ecco qui risulta poi dopo successivamente... Il 16 marzo 79 da Palermo a Termini Imerese, 20 marzo da Termini a Palermo, 16 maggio 79 da Palermo a Termini Imerese, poi andrebbe a Milano nel giugno 79, da Cuneo a Milano. Giugno 79, cioè un anno dopo praticamente l'assassinio di Moro. Sì, ma io sono andato prima. Anche prima. Anche prima. Un attimo solo. Quindi questo... Quindi lei insiste nel dire che è stato a Milano. Io sono andato da... Sì, dica. Da Cuneo a Milano. Sì. Mentre c'era se questo Moro in corso. Ma io... sì. L'anno se lo ricorda? No. Ma si ricorda che era stato sequestrato Moro? Sì. E si ricorda se era stato liberato Moro? No. Ucciso. No, non mi ricordo. Non riesco a mettere insieme queste date. Non riesco a mettere insieme queste date. Quindi allora, quindi sostanzialmente lei quando ha la proposta di intervenire per vedere se è possibile avere un colloquio con i brigatisti perché Moro venga liberato, Moro è sequestrato e lei sta a Cuneo, è così? È così, esatto, è logico. Successivamente le dice vado a Milano, in quell'arco di tempo, insomma, non un anno dopo. No, in quell'arco di tempo, quell'arco non può essere. Va bene, in quell'arco. Non può essere. Onorevole Galasso, scusa. Infatti. Sì, sì. Sì. Perché? No, non me lo ricordavo. Non se lo ricordavo. Non me lo ricordavo, perché non devo menzionarlo? No, siccome lei ha deciso dopo l'assassinio del giudice Falcone aprire... Ma non devo parlare di una traduzione, omettere una traduzione non ho un motivo. Ho capito. Omettere una traduzione non c'è motivo. Sì. Siete in condizione di prendere le traduzioni dei carabinieri e saperlo quando volete. Sì. No, poco tempo. Le chiede l'onorevole Ayala se ricorda quanto tempo si è fermato a Milano in quella circostanza. Poco tempo. Quando dice poco tempo vuol dire pochi mesi, poche settimane, no, pochi no, giorni. No, forse due settimane, forse 20 giorni. E a Milano poco comunque tempo. È riuscito ad avere dei contatti con brigatisti o no? No, non avevo più bisogno, credo, a quell'epoca. Ah, crede che fosse già... Sì, non credo che avevo bisogno. Scusate, colleghi... Andiamo, scusate colleghi, dobbiamo andare solamente dopo, perché altrimenti si snatura. Un momento, un attimo. Sulla base delle sue conoscenze, signor Buscetta, delle dinamiche interne a Cosa Nostra, ed in particolare la Commissione Provinciale ha avuto un qualche ruolo nella strage del Rapido 904? Quello in cui c'era Calò che è stato condannato adesso definitivamente? Guardi, per me siamo sempre in quell'ipotesi di cose molto più grandi di quelle che sono la Cosa Nostra. Io credo che Calò c'entrava in quelle bombe là, del treno. Beh, ha preso l'ergastolo, credo. Sì, io credo che c'entrava. Questo non vuol dire, ma in genere... Ma io non posso asserire... Dire, no, volevo, c'entrava. No, volevo chiedere questo, mi scusi. Siccome lei ha detto che quando si tratta che uno come Calò, se gli trattava di fare un sequestro di persona, poteva farlo con chi voleva.
Quando si trattava di omicidi la cosa era diversa e bisognava concordare con... Quando si tratta, con Cosa Nostra, quando si tratta di una strage come questa, è possibile che Calò, che risulta da tutta una serie di atti, anche da sentenze definitive che aveva partecipato, l'abbia fatto senza un contatto con Cosa Nostra, senza avere un... No, impossibile. Calò non faceva una cosa di questo genere senza che la cupola, che voi chiamate cupola, non lo sapesse. Sì. Impossibile. Però c'è una cosa. Se no, voi fate dei... Sembra che le mie dichiarazioni abbiano dei contrasti. E allora la Cosa Nostra non usa gente che vanno fuori. La Cosa Nostra è per fare dei crimini molto gravi. Ma ci sono delle condizioni per potervelo spiegare meglio. Se Calò ha partecipato alla strage del treno, indubbiamente Calò non ha fatto partecipare nessun siciliano, capito? In quanto, non partecipando nessun siciliano, lui a quello che ha fornito le bombe ha fatto un favore a lui, non perché lui vuole che si mettano le bombe, ma l'intenzione sua è che le mettano le bombe. Ma questa decisione di aiutare a mettere bombe, insomma, a fare questa cosa, secondo lei è stata presa anche da Cosa Nostra, dalla Commissione? Ma no? Senz'altro, lui non la fa una cosa senza informare Cosa Nostra. Assolutamente. Non può farla. Anche se lui rischia di morire. Lui può essere stato anche portatore e dire, ho un'occasione, ci sono tizio che vogliono mettere una bomba. Lasciali fare, va bene, lasciali fare. Ho capito. Ma li fanno loro, sì. Senza Pippo Calò. Ho capito. Quando lui si batte dietro le barre e dice io sono innocente, lui è innocente nel vero senso, perché lui può giurare la sua innocenza che non ci sono prove contro di lui, che lui, però sottinteso, sotto banco, lui avrà senz'altro partecipato. Questa è la mia convinzione. Ho capito. Senta, volevo dirle, anche se si trattava di dare bombe, solo di fornire le bombe per la strage, lui doveva parlarne alla commissione provinciale. Anche. Sì. Senta, frequentando Calò, lei ha mai avuto modo di conoscere un certo Pietro Cannizzaro? No. Parente di Nitto Santa Paola? No. Che gestisce un negozio di abbigliamento? No, non lo conosco. No. Va bene. A Roma? No. Io sono andato in un negozio insieme a Pippo Calò, qui a Roma, che lui mi ha fatto un bagaglio di diversi milioni, ma era verso la Via Nazionale, in fondo, qual è la piazza in Via Nazionale? Monumento Piazza ai Esedra. Caduti. Piazza Esedra. C'è un negozio là in Piazza Esedra. Come? Le no, i soldi non lo so di dove venivano, li aveva lui. Le ha chiesto, le aveva imposimato se erano i soldi di sequestro Armellini e dice non lo so. Ho capito. Senta, volevo chiederle, poi a Roma, la sera famosa che doveva esserci il tentativo di colpo di Stato di Borghese, ci andò qualcuno di Cosa Nostra? Che io sappia, no. Che le sappiano? No. Cioè non so se ci andò qualcuno. Non so se ci andò qualcuno. Nessuno gli ha detto dopo? No, a me mi è stato detto che c'era la flotta anche russa nel Mediterraneo. No, questa è la ragione per cui non è successo. Certo che non è successo. Ma se qualche uomo di Cosa Nostra è andato a Roma a dare una mano lì, non lo so. Lei non lo sa. Va bene. Perché Calderone ci ha detto che Natale Rimi andò. Lei questa cosa non lo so. Non lo sa. No. Va bene. Senta, lei il 4 dicembre 1984... ha dichiarato al giudice Falcone che settori di partiti politici governativi... Beh, aspetta. Vuol bere? Beh. Prego. Possiamo aspettare. Gli ha dichiarato al giudice Falcone che settori di partiti politici governativi e di altre istituzioni erano pronti a fornire il loro appoggio al golpe borghese. Questo ha dichiarato il 4 dicembre 84 al giudice Falcone. Le aggiunge che altri uomini d'onore, oltre a quelli da lei citati, avevano avuto rapporti con Borghese. In quell'occasione, davanti al giudice Falcone, le disse che avrebbe riferito in seguito su questi particolari. Può far capire alla Commissione di giustizia? No, riferirò in seguito alla magistratura, se me lo consente e se non la prende come scortesia. No, ma se basta questo per farla parlare possiamo prenderla come scortesia, ma non credo che basta.
No. Quando parla di altre istituzioni può far capire di quali altre istituzioni si parla? Detto settori di partiti politici governativi e di altre istituzioni. Quando si parla di altre istituzioni per capire dove ci muoviamo. Ma non ho parlato poco fa che il colonnello dei carabinieri era quello che andava a arrestare il prefetto. Questa è una risposta. Ma non ho parlato poco fa. Il resto lasciamolo ai giudici istruttori. Senta. Non è un'istituzione il colonnello Russo, no? È appartenente a un'istituzione. Appartenente, ma è un'istituzione. Appartenente, devo correggermi, va bene. Io la vedo come un'istituzione il colonnello Russo perché era il comandante. Sì. Ed era quello che andava a arrestare il prefetto. Sì, sarebbe stato quello. Sì. Sarebbe stato, esatto. Sì, sarebbe stato. Ho capito. Senta, Cosa Nostra aveva giudici amici a Palermo? Giudici? Sì, magistrati amici? Magistrati che mi facevano dei favori? Ah, ma lei mi fa entrare in un campo che assolutamente che è qua è improponibile. Ho capito. Peggio di quello della politica, non ho capito. Io credo di sì. No, per l'amor di Dio. Non vuoi rispondere neanche né sì né no? No, non risponderò a questa domanda perché io ritengo che, come nella politica, se è un fatto difficile stabilire un rapporto fra due mafiosi, si immagina con un politico, si immagina con un giudice, e io sarò pazzo di avventurarmi in questo sentiero? No. Avete avuto favori, aggiustamenti di processi a Palermo? Beh, è buono su un tinci mascaria. Ritorniamo nuovamente alla stessa domanda. No, però allora se avete avuto favori, se avete avuto aggiustamenti, favori non avete avuto. Io personalmente non ho corrotto nessun giudice e quindi mi No, ma la corruzione è un'altra cosa. No. Non posso parlare di queste cose. Non so. Le ho chiesto se avete avuto aggiustamenti di processi a Palermo, questo le ho chiesto. Aggiustamenti di processo ci sono stati a Palermo, sempre, in tutte le epoche. Sì. Però se mi domandassero, allora ci indichi i giudici, io ci direi non lo so. Ho capito. Anche se lo sa. Anche se lo so. Ma le grazie le dà il Presidente della Repubblica, cioè, essendo fatti pubblici possiamo accertare direttamente noi magari. Senta, l'essere detenuti è un impedimento a parlare tra di voi, ad avere rapporti con l'esterno? Che cosa cambia l'essere detenuti rispetto a essere detenuti? Nessunissima cosa. Ho capito. Si qualifica rimane sempre la stessa persona, solo che può avere un sostituto che lo fa le sue veci perché lui è detenuto. Senta, e quindi dovunque si sia detenuti è così. L'uomo d'onore riesce sempre ad avere colloqui, parlare, eccetera. Sì. Anche con documenti falsi, questa cosa che ha detto. Sì. Come si può fare, secondo lei, per interrompere, per isolare l'uomo d'onore dalla famiglia? Isolare? L'uomo d'onore detenuto dalla famiglia. Perché a un certo punto un problema che abbiamo, l'ha detto giustamente, bisogna essere rigorosi, fare giustizia fino in fondo, senza tentennamenti e così via. Però una volta che poi abbiamo fatto giustizia, questi stanno dentro, e stanno dentro, comunicano con quello di fuori come prima, lei capisce che cambia, ma non cambia tantissimo. Non cambia tantissimo. Sì. Allora vorremmo capire, secondo lei, sulla base della sua esperienza, come si può fare per interrompere questi rapporti? Assinare. Una volta al mese quando il mare è buono. Sì. Perché poi ci sta dei mesi senza passare perché il mare non è buono. Ho capito. Quindi questa è una cosa temuta, questa della Sinara, questa di... Ma è temuta perché io lo so, perché a me mi tremavano veramente le ginocchia quando io dovevo uscire a libertà e già avevo 5 anni per essere trasferito alla Sinara. Dicevo, ma questo è un castigo di Dio, perché alla Sinara significava la rottura totale dei rapporti con il continente italiano. E quindi essere un po' lasciato a se stesso anche rispetto alla famiglia. Ma è una cosa automatica. Ho capito. Alla Sinara non si passa facilmente tutti i mesi in mare. Ho capito. Ci sono me, guardi, io sono andato alla Sinara
perché il primo trasferimento di Palermo nel 1977 il generale della Chiesa lo ordina per la Sinara. Quindi io vado fino a Porto Torres, tranquillo, arrivo a Porto Torres per imbarcare, ho imbarcato tre volte e tre volte sono tornato insieme ai carabinieri. Ho capito. Con la motovedetta dei carabinieri, non una motovedetta civile. Sì. Capito. Senta, quando ci fu l'omicidio della Chiesa, dopo tutti sfuggirono alla cattura, come mai? Ogni domanda ha bisogno di una risposta. E in genere rispondo. Così? È perché qualcuno avrà detto che c'erano queste cose. Ho capito. Questi mandati di cattura. Ci sia stata informazione? Già era volata. Era volata la cosa? Sì. Quindi, scusi, per capire, per distinguere, questa non è una supposizione. A lei è giunta notizia che era volata già l'informazione che sarebbero stati fatti i mandati di cattura, questo è? Sì. Ho capito. Perché sì, lei era in Stati Uniti. Ma io lo so anche, non so... Credo che per quanto riguarda il processo di... No, per l'uccisione di Costa. Sì. E già si sapeva ancora prima che Costa firmasse i mandati di cattura, che già emetteva i mandati di cattura. Ho capito. Lo sapete già prima? Sì. Però lì furono arrestati. Ma altre volte non furono arrestati. Ho capito. Ha mai avuto rapporti con il dottor Campisi, il giudice Campisi? Sì. Può spiegare alla commissione di che tipo? Il giudice Campisi è stato il giudice di sorveglianza? No, è stato io credo che mi sia messo a modello 13 per parlare col dottor Campisi. A Cuneo? A Cuneo. Perché? Perché volevo ottenere la semilibertà. E il dottor Campisi mi disse che non era sua competenza, che il giudice di sorveglianza era una signora, una donna. Quindi lui non faceva il giudice di sorveglianza? No, non era giudice di sorveglianza. Era procuratore della Repubblica, forse? Era procuratore. E lei perché si mise a modello col Campisi e non col giudice di sorveglianza? Avevo saputo che lui aveva dei rapporti con Calderone. Capito. Che era amico dei Calderone. Ma non ho avuto tempo di sollecitarle questa amicizia perché lui non era il giudice di sorveglianza. E lui non poteva fare niente per me. Ho capito. Ma lei glielo disse? No. Ah. No. Quando lui disse che non poteva fare nulla, chiuse lì. Sì. Ho capito. Senta, oltre Lima, c'erano altri uomini politici che hanno avuto rapporti, che hanno con la magistratura nel vostro interesse? Io credo di no. Non credo di noi, ci sono, è una cosa molto difficile stabilirlo qua, se ci sono rapporti, c'è bisogno di dire, una volta Tizio mi raccontò, puoi fare le indagini, e se risulta, mi scusi, la cosa che chiediamo è più semplice, sì. Lima era l'unica persona alla quale ci si rivolgeva per avere rapporti non era l'unica persona. C'erano altri politici. Ai quali sì. Sempre di Palermo o anche di fuori Palermo? Questo è quel capitolo lì. Credo che anche fuori di Palermo. Credi anche fuori Palermo, ho capito. Non eletti in Sicilia, insomma. Esatto. Senta, cosa sa dell'omicidio di Piersanti Mattarella? Ma io mi sono ripromesso di parlare con i giudici di questo. Di questa cosa? Anche se già io dissi a Falcone nell'84 sì, infatti. Che era ordine della commissione. Era ordine della commissione? Era di ammazzare. Io credo che lo dissi, io non mi ricordo più. Ma io credo di aver letto qualcosa del genere. Credo di aver letto qualcosa del genere. Credo di averlo detto al giudice Falcone che non erano d'accordo Bontade e inserirlo a questa cosa, ma che era stata la commissione e che anche loro poi avevano aderito. Capito. Senti, mi spiega come fa un nuovo politico non eletto in Sicilia, cosa gli interessa di farvi il favore per il rapporto con i giudici?
Un uomo politico, non è, prima lei ha detto che oltre Lima c'erano altri uomini politici che potevano far dei favori. Preferisco non rispondere a questa domanda. Me la fa finire? Questa domanda ci porta in un campo molto più vasto. Ma me la fa finire? Sì. Sì, allora, prego, scusi. No, ci mancherebbe. Le dicevo, lei ha detto prima che c'erano altri uomini politici oltre Lima a farvi favori anche nei rapporti con la magistratura. Ecco, allora a questo punto il senatore Ferrara le chiede se è stata Cosa Nostra a decidere l'omicidio di Mattarella, come mai secondo alcune ipotesi gli esecutori, chi ha sparato, non sarebbero stati non appartenenti a Cosa Nostra? A me mi dispiace che non potrò vedere la fine di questo processo negli anni, perché sono già abbastanza vecchio. Ma le garantisco che i fascisti in questo omicidio non c'entrano. Quei due sono innocenti. Glielo garantisco. Perfetto. E chi vivrà, vedrà. Sì. Senta, lei ha dichiarato al giudice Falcone... Ah, scusi, no, volevo chiedere una cosa prima. Dell'omicidio Reina, sa qualcosa in particolare? Ma che... è nella stessa ipotesi di, non nella stessa certezza, sì, che io dico al giudice Falcone che Reina e Mattarella sono stati uccisi per ordine della Commissione. Senta, ma qual è il motivo per cui si uccidono Mattarella e Reina? Il motivo specifico, il danno, insomma, capisce? Ma il danno è impresariale più che altro. Che vuol dire? Io credo che Mattarella, in special modo, volesse fare della pulizia in questi appalti. Sì. Che con facilità, se andate a vedere a chi sono andati gli appalti in tutti questi anni, voi andrete a scoprire cose inaudite. Non è stato ammazzato perché... hanno bisogno dei due fascisti. La Cosa Nostra non fa agire per ammazzare un presidente della regione a due fascisti. È un controsenso. Non esiste questa possibilità. Capito. E quei due accusati sono innocenti. Senti, Reina perché sarebbe stato ucciso? Mattarella più o meno si capisce, perché voleva mettere ordine. Ma ne parlerò con i giudici. No, ma dei motivi generali ho parlato anche qui. Non chi l'ha ucciso, che non ci interessa. No. Anche per il motivo, perché ne parlerò con... Quindi mentre il motivo di Mattarella si può dire, quello di Reina... No, è quasi nella stessa sintonia, ci sono degli appalti che fanno gioco, gli interessi, sono interessi che vanno... Ho capito. E anche nell'ambito di questi interessi economici di appalti ucciso Reina oltre Mattarella? Reina credo che ho ucciso prima. Sì, e perciò le chiedevo per capire. Io credo di sì, credo di sì. C'è una questione di interesse, insomma. Credo di sì. Lei ha dichiarato al giudice Falcone che Inzerillo informò la commissione solo dopo aver ucciso il procuratore Costa. Sì. Prima lo uccise e poi lo informò. E questo, come dire, in qualche modo per ritorsione, perché i corleonesi avevano fatto la stessa cosa in altri casi. Cioè prima avevano ucciso e poi avevano informato. Lei ha detto che questo avevano fatto per altri omicidi di illustri personalità. Può spiegare per cortesia chi erano queste illustri personalità uccise da corleonesi, per i quali i corleonesi avevano detto dopo, non prima, la commissione? Ma uno era il capitano Basile. Uno è il capitano Basile. Un altro è il capitano Taddei. D'Aleo. 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 Un altro è il colonnello Russo. Sì. Perché il colonnello Russo, Michele Greco, a me personalmente ha detto, io non lo so chi ha ammazzato il colonnello Russo. E poi ha dovuto rimangiarselo tutto. Ha detto, perché era stato ucciso nel suo... No? No, no. Lui non sapeva, perché i corleonesi avevano agito per conto loro. No, la Ficuzza è a Corleone, no? Sì. Dove è stato ucciso? Sì. Capito. Quindi erano questi gli omicidi, ce ne sono altri? In questo momento non ricordo, perché già sono un po' stanco, per la verità.
Vuole riposarsi? Attenzione. Mi riposo dopo. Posso adesso una sedia? No. Senta, può spiegare alla Commissione perché Greco Salvatore era chiamato il senatore? Era un politico nel senso che lui era la persona più adatta che si dava da fare nel campo politico. Ho capito. Nel campo imprenditoriale, per prendere dei soldi in prestito delle banche, per creare nuove fonti di introiti della famiglia Greco. Senta, com'è che si è costituito Salvatore Greco? Per questo non perché succede. C'è aria di morte. Come c'è? Aria di morte intorno a lui. Ecco, no, appunto, lui sta spiegando adesso. Le ho chiesto perché Greco Salvatore si è costituito e dice perché c'era un'area di morte attorno un'area a lui. Di morte. Anche per suo fratello Michele. Anche per suo fratello Michele, capito. Quindi, prego? Non credo che sia stato preso nei pressi di Termini Imerese, se non ricordo male. Va bene. Senti, quindi il ruolo del senatore era appoggi politici, istituti di credito, queste cose qui. Ed era efficace questo ruolo? Ed era efficace. Era efficace. Sì, lui aveva le porte aperte in politica. Ho capito. Anche con nomini politici non eletti in Sicilia? Questo non lo so. Questo non lo so. Non lo sa o non intende no, dirlo? Non lo so. Non lo sa. Non lo so. Va bene. Senta, lei ha mai... Si è mai chiesto come fa poi Totorina, insomma anche il gruppo dei colonesi, a fare questo traffico di stupefacenti così grande, a incassare tutti questi soldi, a fare il riciclaggio? Questo problema del riciclaggio, come fanno a farlo i colonesi? Il riciclaggio non lo conosco. Non lo conosce questa cosa? Non sa chi aiuta, chi sostiene? No, questa non ho avuto la fortuna, così devo dire. Di avere anch'io un po' di soldi per riciclarli pure io. Ma per il traffico della droga non era cominciato così, era incominciato che erano pochi gruppi che avevano la morfina base. Sì. E quindi i colonesi dovevano contentare della parte che spettava a loro. Ma poi piano piano sono riusciti a eliminare tutti quanti. Scusi, mi spiego un attimo, lei dice che pochi gruppi di Cosa Nostra avevano la morfina base? No, pochi gruppi, addirittura tre persone. Tre persone? Sì, addirittura tre persone. Chi erano queste tre? Se uno ricordo. Credo che la mattina. Sì. Un altro era Savoca. Savoca, sì. Spataro. E l'altro non mi ricordo. Spataro, esatto. Quindi questi e tre? Nella mia famiglia. Sì. E la mattina è nella mia famiglia. Sì. Cioè nella mia famiglia, Cosa Nostra. Sì, Cosa Nostra. Questi avevano la morfina base, è così. E loro facevano la raffinazione in Sicilia? Sì, io credo a Palermo. A Palermo proprio? A Palermo, in tutti i posti c'erano raffinerie a Palermo. Ah, questi in che anni? No, tipo anni 70? No, sì, no, sto cercando di ricordare. Ma fino all'80, che io ero a Palermo, c'era. Ho capito, c'erano raffinerie. Senta, e non ho capito quella cosa che ha detto, che i colonesi dovevano accontentare... Alla parte che spettava a loro. Si dovevano accontentare? Sì, perché gli importatori sarebbero stati questi tre. Certo. E quindi dovevano adeguarsi alla parte che poteva spettare a loro. E le parti chi le stabiliva? Qua cominciano a nascere i gruppi. E quando si andava in commissione, più che discutere dei problemi di come sarebbe andata la Cosa Nostra, discutevano queste cose. Ho capito. Già era iniziato con le sigarette, che le sigarette le navi dovevano entrare nelle acque a turno, prima entrava la barca di Spadaro, poi entrava la barca delle mattine, poi entrava la barca di Zazza, così è stato anche per la droga. Ho capito. Quindi per la droga si doveva aspettare anche la parte che a loro spettava. Ho capito. Poi per investimento. Cioè? Si investiva quanto si voleva. E come si investiva? Si investiva. Diceva, io ho un carico di droga, quanto vuoi investire? $300.000. E quindi facevano le quote di $300.000.
Senta, nel febbraio 75 si decise di non fare sequestri di persone in Sicilia. Si ricorda chi lo decise e perché? Da chi partì la proposta e perché? La proposta partì da Gaetano Badalamenti e da Stefano Bontà, che Riina acconsentì. Sì. Ma subito dopo c'è lo sgarbo di sequestrare a Corleo. Senta, ma perché si fece questa intesa, questo accordo? Perché questo attraeva la polizia. Ho capito. Teneva che non fosse una cosa molto buona per l'opinione pubblica, sapere che i siciliani sequestrano i siciliani. Ho capito. E allora in Sicilia niente sequestro. Se invece sequestrava qualcun altro andava bene. In altri posti. In altri posti poteva andare, capito. A ruota libera. Capito. Dura tuttora questa regola? Che dura tuttora non ne sono a conoscenza. Ho capito. Perché però, sequestri mi pare che non se ne fanno in Sicilia. Ce n'è stato uno e mi sembra che siano morti tutti i sequestratori. Che è quello della signora Mandalà? Mandalà. Eh? C'entrava Cosa Nostra nel sequestro della signora Mandalà? No, Cosa Nostra ha ucciso a tutti quelli che hanno fatto il sequestro. Senta, quali collegamenti ci sono stati con, in Calabria, in, fuori della Sicilia, Calabria, Campania, Puglia di Cosa Nostra? Sui sequestri? No, in generale. Ci sono uomini d'onore anche in Campania, in Calabria? No, che vi ha detto prima. E basta? E basta. Ci sarebbero anche a Milano, ci sarebbero, ma come famiglie costituite, è in Campania e in Calabria. E basta. Invece a Milano ci sono, ma è personalizzata la cosa. Cioè che vuol dire? E ci sono i Bono, ma i Bono già è rappresentante a Bauchina, sì. a Bolognetta. A Bolognetta, sì. Ma a Milano agisce come se fosse Bossi, perché tutti si rivolgono a loro e quindi c'è... Anche gruppi di altre famiglie confluiscono verso Bono. Senta, e... Prego, grazie. Sì. Sì. Ah, ecco. Le chiede... È chiaro quella questione. Le maxi procedure. Sì, dunque se... Certo, qua prima si procede. Dunque, le chiede questo, l'onorevole Tripodi, le chiede se lei ha per caso avuto notizia delle ragioni per le quali è stato ucciso il pubblico ministero Scopelliti, che è stato ucciso in Calabria. E se per caso, se le risulta direttamente o indirettamente, che questo omicidio è stato commesso per rallentare, bloccare e impedire che ci fosse giudizio di Cassazione sul maxi processo? Non sono in condizione di poter rispondere perché sono stato in America, non avevo condizione di controllare questa cosa. Ho capito, ne ha avuto. Ma posso dire che è morto per questa causa. Scusate, c'è una cosa della camera. Secondo me è morto per questa causa. Ho capito. Secondo me, ma non ho niente. Senta, volevo chiedere, è una sua deduzione? Una mia deduzione. Ho capito. Senta, ed è possibile che Cosa Nostra vada a compiere un omicidio in Calabria o si deve mettere d'accordo con quelli con i calabresi? Ma io non ho detto questo, io ho detto che è Cosa Nostra, ma possono agire i calabresi. Ho capito, no, questo cosa. Quindi un delitto può essere anche commesso, sì. Ho capito. Senta, Bardellino era uomo d'onore? No. Zaza? Bardellino, sì. Ah, era uomo d'onore? Balducci stavo pensando. No, Bardellino era uomo Bardellino, d'onore. Sì. Zaza ma era rappresentante addirittura, sì. Bardellino. Zaza era uomo d'onore? Zaza è uomo d'onore. Nuvoletta? Sono uomo d'onore. Cutolo invece no. No, Cutolo era camorrista. Era uomo d'onore. Peppino Sciollo? Di San Giuliano. Sciorio. Peppino Sciorio di San Giuliano era quello che è stato ucciso, mi pare. Va bene. Allora, signori,
Signor Buscetta, il giro delle prime domande è terminato. Ora lei si può riposare un momento. Sentiamo i colleghi se hanno altre domande da fare, nel caso la richiameremo tra. Ok. Ha qualcosa da dire? No, va bene. Grazie. Sua Sacra Cuore Unita. No, giustamente mi interrompo. Ma come spessore umano, sì. Che valga la pena conoscere. Allora. Perché sono tre microfoni? Uno, no, non chiedo a Buscetta, questa fa parte della domanda, chiedo al tecnico. Uno è questo, l'altro è quello della registrazione. E il terzo? Il terzo è quello della registrazione. Subito. Bene. Grazie. No, perché l'altra volta ci sono stati dei problemi per quanto riguarda la registrazione. Non si è colta la voce, non si è colta. Si era messa? L'ha messa a rotta. Allora, senta, ora facciamo alcune domande che le pongono i colleghi. Sono domande serrate, qui le risponde. Rapporti economico-finanziari tra Vassallo e Lima. Lei ha detto che Vassallo era la sigla dietro la quale c'era anche Lima. Può essere più preciso su questi rapporti per quello che lei sa? La domanda l'è posta dal senatore Cuttitta. Io credo che queste domande, per quanto riguarda politici, preferirei che fossero fatte dai giudici istruttori queste cose. Io non ho niente da nascondere a voi, perché voi potrete avere dai giudici istruttori tutte queste notizie. Quindi lasciamolo questo campo. Io vi pregherei. Ma lei non le chiede una cosa nuova. Sì, va bene, ma vedi, quando io entro nel particolare, sì. Perché Vassallo nasconde Lima, cominciamo a fare una storia che diventa una cosa lunga. Sì. E che è di competenza del giudice istruttore. Ah. Lei è stato giudice istruttore. Questa è una risposta. Ecco. È una risposta chiara. Senta, nella famiglia Bontade c'erano anche uomini politici? A mente non mi vengono, ma c'erano. Io non ricordo forse. Sì, c'erano. Va bene. Senta, quali erano i rapporti tra le famiglie di Palermo e le famiglie della provincia? In che termini? Mi scusi, signor Presidente. Ah, sì. Cioè, quando lei ha detto a un certo punto che le famiglie si erano sciolte dopo il 63, sì. Si è sciolte in particolare le famiglie di Palermo, mentre le altre, se non ho capito male... No, tutta la provincia di Palermo. Palermo diciamo, provincia, ho capito. Quindi anche la provincia si era sciolta, va bene. Senta, poi dopo c'è una domanda sempre dell'onorevole Riggio, la precedente era stata fatta dal senatore Ferrara, per chi votava la mafia della provincia? Aveva gli stessi orientamenti vostri o ne ha di diversi? No, in tutta la Sicilia aveva gli stessi orientamenti. Questo non era solo la provincia di Palermo. Ho capito. Non votare comunista, era tutta la Sicilia. Sì. Nei due estremi, non votare nei due estremi. Esatto. Sì. Senta, può dare, l'onorevole Scalia le chiede, maggiori chiarimenti, se è possibile, si ricorda, sulla traduzione a Milano. Io l'aiuto, fu tradotto con un cellulare dei carabinieri? Sì. Uno cellulare normale dei carabinieri, o con la macchina? No, cellulare, è grosso. Con altre persone da solo? Io credo che ero insieme a un altro, uno con si un altro. Si ricorda quanta persona? Che era, scusi, un comune, un terrorista o uno di Cosa Nostra? No, non ho parlato, non ci siamo parlati. Ah, non vi siete parlati? Ho capito. Vi siete arrivati direttamente a San Vittorio o vi siete fermati da qualche parte? Guardi, io mentre ero da solo là pensavo questa cosa non deve creare, perché quello che dico io può essere certificato attraverso gli uffici. Ma sei tranquillo, sì. Ma io ricordo benissimo di essere andato a Milano. Sì, sì. No, volevo da chiedere Cugno, se prima si è fermato da qualche parte o no, in una caserma, in un posto, eccetera. Non lo ricordo. Ho capito. Non ho parlato con il detenuto che stava insieme a me. Ho capito. Era non si ricorda se era giorno o notte quando fu trasferito. Quando fu trasferito? Di giorno. Di giorno. Sì. E credo che sia stato nel pomeriggio.
Comunque, giorno, c'è la luce, sì. Insomma. Senta, il senatore Tripodi le chiede se può riferire alla Commissione su quello che è sua conoscenza sui rapporti tra appartenenti a Cosa Nostra e appartenenti ai servizi segreti. No. No. No, nel senso che non sa. Non so. Dunque, senta, poi qui c'è una questione che cerco di sintetizzare, che è questa. Falcone e Borsellino, è la domanda del senatore Imposimato. Falcone e Borsellino più volte hanno chiesto leggi particolari per i pentiti, per i collaboratori e così via, no? Però queste leggi poi sono venute con ritardo e così via. Per quello che voi ne sapevate, Cosa Nostra operava come era nelle sue possibilità per impedire che ci fossero queste leggi o no? Con i rapporti politici che poteva avere Rina, certo che la impediva. Mm. Ho capito. E quindi lei pensa, per tornare alla domanda, che questi ritardi sono stati determinati dalle influenze di Cosa Nostra? Beh, ma è sempre ipotesi mia, non ho certezza. Sì, certo. Sì, senz'altro. Sì. Senta, il procuratore generale di Roma Spagnuolo era al corrente dell'interesse di Cosa Nostra per Moro? Non lo so. Non lo sa. Senta, ci sono stati incontri tra uomini di Cosa Nostra e movimenti della Sardegna? Credo di no. Credo di no. Nei sequestri in Sardegna c'è stata la mano di qualche uomo d'onore? No. Ecco, qui c'è il senatore Biscardi che chiede qual era la funzione di Gioia nel rapporto tra Vassallo e Lima. Cioè, appunto, ci colò questa sigla valida. E ritorniamo sempre alla stessa cosa. Capito? Non vorrei non rispondere. Ah, io devo fare la domanda. Anche, sì, sì. Scusi, no, scortesia. No, il signor Presidente mi permetta la risposta. No, non ho niente contro la sua domanda. Dico, ritorniamo sempre alla stessa cosa. Io rispondo. Risponderò ai giudici. Sì, va bene. Senta, volevo chiedere, ai giudici adesso, insomma, non risponderà in un futuro? No, ai giudici risponderà adesso. Risponderà adesso, sì. No, lui... Allora, se solo la domanda, come lei chiede il senatore Biscardi, lei ha detto che tra Vassallo e Lima un rapporto c'era. Vuole sapere, c'era anche un rapporto tra Vassallo e Gioia? Vuole un'anticipazione. C'era, va bene. Senta, volevo chiederle, da cosa nasceva questa sua dimestichezza di rapporti col direttore, lo chiede l'onorevole Tardas questo, dimestichezza di rapporti col direttore del carcere del Luciardone, con De Cesare. Ma io ho detto che era massone. Era massone De Cesare? Sì. E quindi? E quindi venivano le raccomandazioni dai massoni al massone per me. Ma perché c'era un rapporto tale per cui se voi avete bisogno vi rivolgevate ai massoni? Io non mi sono rivolto. No, voi, Cosa Nostra si rivolgeva? Se c'era bisogno, sì. Ho capito. E quindi De Cesare non era di Cosa Nostra, era un massone. Assolutamente. Era invece massone. Era massone. Ho capito. E in quanto tale aiutava lei o aiutava anche altri di Cosa Nostra o solo lei? Beh, aiutando me aiutava tutta la Cosa Nostra perché io facevo le richieste. Sì. Senta, poi sempre l'onorevole Tardas le chiede se sulla base delle sue ipotesi l'omicidio del generale Dalla Chiesa che si fu effettuato nel settembre 82, e può essere in collegamento con l'ipotesi che fu fatta nel 1979, quando qualcuno le disse... Ma io dissi che questa è la mia... Ho capito, l'ipotesi, sì. La mia ipotesi. La sua ipotesi è questa. È questa, sì. Capito. Senta, può spiegare per cortesia, per quale... Questa è una cosa che neanch'io francamente avevo capito bene, forse perché mi sono distratto, se può spiegarla... Dunque, per quale motivo Dalla Chiesa dava fastidio a Cosa Nostra? Perché lei ha detto la storia delle patenti poi non era problema. Fogli rosa, questa. No, non ho detto non era problema, forse mi sono spiegato male. Ah, forse ho capito male io. È un problema. È un problema, sì, beh, è certo, un problema. Non era insormontabile. Ma non era un problema tale di arrivare al punto di ammazzarlo pubblicamente insieme alla moglie. Ho capito.
E quale fastidio dava dalla Chiesa a Cosa Nostra? Ma io ho citato due casi. Uno era con gli imprenditori. Ah. La seconda era con loro. E era poi quella, la seconda era? Le patente. Ah, sì, sì. La prima cosa, gli non dovevano... La seconda cosa? E poi chiedeva della legge speciale. Ah. Quindi il movente per ammazzarlo c'è, legittimamente, sì. Dice la mafia si è stancata, l'ammazza. Ho capito. È pacifico questo. Ho capito. Se io devo sostenere un'altra cosa, io devo accettare che posso passare anche per una perizia psichiatrica. Sì, ho capito cosa vuol dire. Senta, quindi lei dice che... Va bene, senta, Vernengo e Pecoraro... Vernengo, Pietro Vernengo, Pietro. Che ha avuto il soggiorno obbligato in Puglia, mi pare. Questo non lo so. Non lo sa. Però se è Pietro, io so chi è. Quando andarono in Puglia, andarono per collegamenti con Cosa Nostra, con qualcuno di là di Cosa Nostra o no? Ma in Puglia ci sono, guardi, in tutto il territorio nazionale, ma questo è buono che voi lo sapete, voi siete commissionati, ma in tutto il territorio italiano ci sono Cosa Nostra. Anche in Puglia? Ma in Puglia, in qualsiasi parte, perché un siciliano va a Milano e va a costituire un punto fisso della Cosa Nostra. Sì. Senta, quando le ha parlato... L'errore più madornale che ha potuto commettere la Commissione Antimafia di una volta è stato quello di mandare i siciliani fuori dalla Sicilia, e a Milano, e a Padova, e a Bologna. È stato l'errore più madornale. Però, perché senta... l'ha fatto espatriare. C'erano gente che non aveva preso mai il treno. Non sì. Sapevano che cos'era Bologna, e voi gliel'avete insegnato. Ho capito. Quando dico voi, gli altri. Senta, però volevo dire una cosa: il soggiorno obbligato dette anche fastidio a Cosa Nostra. Dette fastidio, ma per poco, poi si è aggiustata a Cosa Nostra. Senta, prima ha detto, quando ha riferito del fastidio che poteva dare dalla Chiesa, ha parlato dei costruttori. A quali costruttori fa riferimento? Quelli di Catania? Ma io. Io non ho altro riferimento da fare se non quello di Catania, sì. Perché era quello che dava disturbo. Ho capito. A uno o a più di uno? Io credo a più di uno. A più di uno, di Catania. Di Catania. Oltre a Costanzo, che lei ha già fatto, nome che ha già fatto, è in grado di fare altri nomi o preferisce fare l'autorità giudiziaria? No, l'autorità giudiziaria. Grazie. Senta, un uomo politico che un vostro alleato... può proporre leggi contro di voi? Voi come la pigliate questa cosa? Ma innanzitutto desidero chiarire, ex vostro alleato. Sì, sì, vabbè, sì, scusi, io... È come la storia dei politici, che dice lei. Se no ritorniamo, punti a capo. No, vabbè, ex vostro alleato. Io posso dirle una cosa, venendomi alla memoria, poi quando parlerò con i giudici, ma posso lanciarlo? Nel 1963 ci fu una riunione alla regione siciliana dove, per alzata di mano, no, alla regione siciliana, alla provincia siciliana, ci sono due cose diverse, sì, però sì, mi sì, sbaglio. Sì. Sono due cose diverse. Amministrazione provinciale. Credo che il presidente fosse Reina. Non so. Sì, sì. Credo che fosse Reina. Allora si disse che si doveva combattere la mafia perché la mafia stava dando disturbi, allora votiamo una mozione contro la mafia per alzata di mano. Hanno alzato la mano, credo che in 90, ed erano 90, quindi tutti. Solo che là dentro c'erano anche uomini d'onore. Ho dato la risposta. Ho capito. Quindi può darsi che lo facciano, questo forse è positivo. Senta, la famiglia... C'è questo, lei ha detto a un certo punto che la famiglia dei Corleonesi e quella di Madonia non facevano conoscere i nomi dei loro aderenti. Sì. È così, è vero questo? Sì. Senta, questo vuol dire che, può voler dire che all'interno di Cosa Nostra esiste un gruppo più ristretto, non conosciuto? No. No? Non è che esiste un gruppo più ristretto, esistono delle persone non conosciute. No, un gruppo più ristretto. Ah, ho capito. Delle persone non conosciute, che non è una malvagità nei confronti della conoscenza o me, è una malvagità che in caso di confronto loro hanno delle basi che agli altri uomini d'onore sconosciute. Ho capito.
Ho capito. Quindi questi non possono essere poi uomini che comandano? No. Tranne che poi nel corso non diranno... Nel corso del... Nel corso della vita diranno, questo è stato messo in famiglia. Ho capito. Senta, lei parlando con interrogato dal giudice Falcone nel 1984, dice: nel 1978 la signoria vostra mi dice che sono avvenuti gli omicidi di Michele Rini e di Giuseppe Di Cristina. Circa il primo di tali omicidi non so nulla, ma rammento la signoria vostra che lo stesso, data la sua eclatanza, non poteva che essere stato commesso sul mandato della commissione, o meglio di tutti i componenti della stessa alleati coi corleonesi. Mi risulta che né Stefano Bontate, né Salvatore Inzerillo, né Rosario di Cobono sapevano nulla di ciò. Poi ha detto, per quanto concerne gli omicidi di Boris Giuliano, Cesare Terranuova, Piersanti Mattarella, so per certo, per averlo appreso da Salvatore Inzerillo, che trattasi di omicidi decisi della commissione di Palermo, all'insaputa di esso Inzerillo, di Stefano Bontate ed anche di Rosario Riccobono. Poi ha detto, l'omicidio del capitano Basile, secondo quanto mi ha detto Salvatore Inzerillo, è stato voluto dai corleonesi, per motivi che io ignoro, sicuramente la commissione era consenziente, all'eccezione dei soliti Inzerillo e Bontate. Ecco, quindi ci sono tutto un complesso di omicidi che sono commessi all'insaputa, la commissione li decide. Io ho cercato in quei periodi di spiegare al giudice Falcone i contrasti che c'erano in seno alla commissione. Tra Bontate e Inzerillo e Riccobono da una parte? Da una parte. E credo che ce n'era qualche altro, Gigino Pizzuti, che fosse dalla parte del Bontate. Sì. Ho cercato di spiegarmi del mio meglio. Io non stavo bene fisicamente. Quando ho fatto questi interrogatori? No, io non stavo bene. Ero un individuo che venivo da un trauma molto tremendo. Quindi si attenuano lucidità. Certo. Io ho avuto fatto delle iniezioni di curaro, che voi sapete tutti, rallentano l'azione dell'uomo, in contrasto alla stricchinina. Sì. Per cui io avevo momenti di... Anche se ero presente sempre, ma avevo momenti di... che è potuto nascere qualche contraddizione da parte mia. Ma il fatto stesso è che i contrasti esistevano fra questi gruppi e loro non vedevano la realtà, sia il Bontade, sia l'Inzerillo. Dicevano che questa si doveva finire e che Michele Greco facesse il giusto per tutti. Loro non sapevano che Michele Greco era un venduto ai corleonesi. Ho capito. Questa è la confusione di tutti questi contrasti. Senta, volevo dire, lei ha spiegato che Scaglione, il procuratore Scaglione, è ucciso nel quadro di questo progetto di gettare disordine e di screditare le istituzioni. È così, no? Ora, c'è questo, che il tentativo di Borghese è del dicembre 70, mi pare l'8 dicembre 70 la data, mentre Scaglione, se non ricordo male, è ucciso nel 1971. Allora volevo chiedere, può spiegare meglio questa cosa? Nel senso che, siccome Scaglione è ucciso dopo, questo che cosa vuol dire? Che il progetto di gettare disordine andava anche oltre il tentativo? Andava oltre. E lui cercava di farsi i fatti suoi andando oltre, dicendo che era una cosa per destabilizzare lo Stato. Ho capito. Quindi, senta, l'interesse alla destabilizzazione era presente in Ligio? Anche al di fuori del... Ma sempre c'è stato presente. Capito. Sempre c'è stato presente. Perché non bisogna credere quello che lui ha detto a Max Processo. Perché lui non si era reso conto che io già ne avevo parlato. Sì, la storia di Falcone. Sì, E lui disse, facendo l'eroe, che noi eravamo andati, e lui si rifiutò. Si rifiutò che? Un assassino come quello si rifiutò. Non si rifiutò, capito. Sì, capito. Senta, lei ha detto che la destabilizzazione è sempre un obiettivo di Cosa Nostra, o di Ligio? Di Ligio. Ligio e Corleonesi? E Corleonesi. Ah. Quando parlo di Ligio, è Corleonesi, parlo della corrente corleonese. Quindi, creare confusione, disordine, questo, perché questo? Il Ligio era l'uomo più rovinato in quel momento, nel 1971, non gli altri. Sì. Lui era fuggito. Lui era stato assolto a Bari, a Bari,
ma lui sapeva che questa soluzione durava meno di niente. E allora, appena fu libero, si allontanò immediatamente. Sì, sì. Quindi lui è evaso da una cosa che era una clinica di Parigi. No, no, presentarsi al commissariato, a Corleone, e dire io sono arrivato. Sì. E lui non l'ha voluto fare questo. Ho capito. Senta, questa destabilizzazione che i corleonesi perseguono, secondo la sua ipotesi, sarebbe una di quelle cose che hanno collegamenti con quei soggetti di cui ha parlato lei prima? Io credo di sì. Senta, può dire se c'erano uomini d'onore in province diverse siciliane da quelle che lei ha indicato, che l'ha indicato, se non ricordo male, Palermo, Catania, Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Enna, è così. Sì. Oltre a questi, a Messina, provincia di Messina, per esempio, c'era un uomo... A Messina, per esempio, io non so che ci sia famiglia. Ho capito. Non, assolutamente, sconosco che a Messina ci possa essere famiglia. Ho capito. Se c'è, è una cosa nuova che io non conosco. Allora, senta, poi il senatore Ferrauto le chiede, sulla base della sua esperienza, delle sue conoscenze, in che direzione oggi si dovrebbe indagare per poter raggiungere risultati particolarmente importanti? Cioè come commissione o come un po' come giudiziario? Come commissione e come magistratura, i due poteri, insomma, il Parlamento e la giustizia e la magistratura. Io credo che questa è una cosa che dovete chiederla ai giudici, dopo che i giudici si saranno reso conto delle dichiarazioni che si faranno sulla politica. Ho capito. Dopo quell'interrogatorio mio, sì, in tempi futuri, ma recenti, sì, chiedetelo ai giudici. Quale sarà la direzione? Quindi lei dice, dopo che lei avrà reso ai giudici le dichiarazioni nominative, diciamo così, sulla politica, è questo che esatto, lei dice? Esatto. Dichiarazioni nominative sulla politica, a quel punto si capirà dove bisogna andare a mettere le mani. Esatto. E questo è la cosa. Questo è il mio convincimento. Il suo convincimento, certo. Questo riguarderebbe tanto la Commissione Antimafia quanto la magistratura. Quanto la magistratura, ho capito. Senta, i superprefetti, alto commissario, superpoteri, queste cose qui, hanno dato fastidio a Cosa Nostra o no? Perché? Questo ci serve per capire cosa bisogna fare. Non hanno dato fastidio perché non hanno fatto niente per farsi temere. Ho capito. No, non si sono viste quelle azioni per farsi temere. Ho capito. Va bene. Il senatore Boso le chiede se i superpoteri li avesse avuti il generale della Chiesa, che tra l'altro l'aveva richiesti, ecco, sarebbe stato temibile dalla Chiesa? Temibilissimo. E perché della Chiesa sarebbe stato temibilissimo? Della Chiesa, secondo me, sempre, sì, ma io credo che questo è provato, ho un sentimento della patria che io non ho riscontrato negli altri per far carriera. Ho capito, quindi andava avanti in modo molto rigoroso. E può darsi che sia questo uno dei motivi, anche perché sia inviso a molti altri. Ho capito. Senta, poi c'è sempre il senatore Boso che le chiede, e io devo fare questa domanda, se il clero, cioè la Chiesa, è interessata a Cosa Nostra. Come? No, scusi, signor Presidente. Neanche io l'avevo capita prima. Quindi... se il clero, cioè la Chiesa, è... Dunque, allora c'è questo, come non so se lei sa, è accaduto che l'Istituto per le Opere di Religione, che è la banca del Vaticano, è stato coinvolto in un certo periodo nella vicenda Calvi e cose di questo genere. Allora, da questo, sulla base di questo dato, il senatore Boso dice, le risultano per caso rapporti tra esponenti della Chiesa e Cosa Nostra? No. Senta, qui dopo l'onorevole Borghezio le chiede se c'è un archivio di Cosa Nostra. Io devo fare questa domanda. No. Soltanto le chiedevo. Senta, infatti sono finite. Senta, il voto mafioso nel nord, a Torino e a Milano, cioè gli uomini
d'onore che stanno a Torino o a Milano, quando poi c'è da votare, si comportano allo stesso modo come gli uomini d'onore che stanno in Sicilia o no? O lì è diverso? Sì. Sì. Stesso diverso? C'è una osservazione? Ah, si comporta allo stesso modo? Sì. Ho capito. Quindi se anche sono lì... residenti in altri posti. Sì, sì, sì. Se vivranno in altri posti e avranno fissato la loro residenza in altri posti, si comportano uguale. Allo stesso modo. Senta, lei sa perché quando sono state sequestrate persone fuori della Sicilia, questo è sempre il senatore Borghezio che glielo chiede, sono state sequestrate persone appartenenti a vari mondi, all'imprenditoria e così via, ma mai persone che lavoravano nel sistema bancario o nel sistema finanziario? C'è una ragione particolare o è un caso che lei sa? È un caso. È un caso. Le risulta che con i soldi che ricava Cosa Nostra abbia acquistato Cosa Nostra quote, società per azioni, entrate in borsa? Non le risulta. Cioè non risulta che non lo sa? Non lo so. Ho capito. Senta, Bardellino, Zaza e Nuvoletta... Sono tre uomini d'onore, uno era, gli altri due sono, tre uomini d'onore. Ma questi uomini d'onore era, già è scontato che è morto? No, scontato no, ho capito. A lei risulta che può essere vivo? A me, io credo. A lei risulta che può essere no, vivo? No, no, non mi risulta, ma io non credo che è morto. Lei non crede che no, va bene. Allora, Bartellino, Zaza e Nuvoletta sono uomini d'onore. Il secondo lei... Avevano l'incarico di sostenere anche loro candidati alle elezioni a Napoli? Certamente, sì. Perché no? Quindi anche loro lo facevano? Sì, ho capito. E i nomi li decidevano loro o li decideva Cosa no, Nostra? No, ho sempre detto, ognuno era libero perfetto. Di scegliersi il candidato. Perfetto. Senta, l'onorevole Biondi... Le chiede di spiegare, l'onorevole Biondi, come lei sa, è stato anche parte civile nel processo per l'assassinio generale della Chiesa, le chiede di spiegare, se fosse possibile, una sua frase a proposito del generale. Ha parlato di presenza troppo ingombrante del generale della Chiesa. Per chi questa presenza era così ingombrante? Io credo, nello Stato. Per lo Stato? Per lo Stato. Quindi non per Cosa Io Nostra. Credo. Lei crede, non per Cosa Nostra, per lo Stato. No, non dava tutto questo fastidio di morire in quella maniera assassinato. Senta, poi l'onorevole... O perlomeno non aveva dato... Ancora? Ancora tutto questo fastidio. Senta, l'onorevole Fumagalli le chiede se... Prego? Può precisare, mi scusi, non ho capito, onorevole Biondi. Può parlare al microfono? Dice l'interrogatore era il dottor Falcone che è del 3 settembre 82. Avendo appreso la TV della Sardegna e della Chiesa, ritenne che l'omicidio era stato effettuato dai corleonesi e dai catanesi, che erano a loro più vicini. Ed aggiunse sempre, qualche uomo politico si era sbarazzato servendosi della mafia della presenza troppo innamorata. Ecco, qualche uomo politico delle volte, non me lo dica, ma glielo disse allora chi era. Grazie. Come? Ora non vogliamo... Non vuole dire, ecco, ma sì. Allora, nelle confidenze, vi siete detti chi poteva essere questo uomo politico? Ma lo dirò al giudice. Non ho capito. No, Biondi... Detto, quindi vuol dire che... Benissimo, grazie, è quello che lo sapevo. Prego, può spegnere, piacere, Biondi. Sono curioso io. Biondi, puoi spegnere? Puoi spegnere, Biondi? Sì, spegno. Grazie. Quindi, con bontà, vi siete detti il nome dell'uomo politico? Lo dirò al giudice. No, vi siete detti sì o no? Qui il nome lo dice no, al giudice, no, non voglio sapere. Per favore, non facciamo queste conclusioni adesso. Lo dirò al giudice. Perché è possibile che quello che mi abbia detto bontà possa essere... Badalamente. Possa essere una cosa inventata da sì, non mi sono spiegato. Noi non vogliamo sapere, cioè... Sì, ce lo siamo rispettiamo... detto, va bene. È chiaro. Ho capito, è chiaro. Ce lo siamo detto. Ve lo siete detto? Sì. Ed un uomo politico che ancora fa politica? E adesso che facciamo? 10 carte, da 1 a 5, poi dici da 5 a 1.
No, e poi dice, è l'ultima carta qual è? Il cavallo. Allora, dopo quante carte vuoi il cavallo? Non possiamo fare così. Signor Buscetta, lei fa il suo mestiere e la Commissione Antimafia fa il suo, va bene? Come? Lei fa il suo mestiere, la Commissione Antimafia fa il suo mestiere. Le stiamo facendo delle domande? Lei... Io non ho più un mestiere. No, lei, lei sta rispondendo delle domande. Noi abbiamo il dovere di porgere, la Commissione il dovere di porgere. Lei può benissimo rispondere come può, però non può, come dire, presumere che non si facciano neanche alcune domande. No. Chiedere se si tratta di un uomo politico ancora in vita o no, tenendo presente che sono alcune migliaia di uomini politici in Italia in vita. Quindi non mi pare che sia, come dire, una domanda che possa pregiudicare il suo interesse. Mi sono spiegato? È vivo. Grazie. Sono vivi. Sono vivi, sono più di uno, sono vivi. Allora, senta, l'onorevole Galasso le chiede con quale criterio ha scelto che cosa riferire alla Commissione Antimafia e che cosa non riferire, cioè che criterio ha tenuto. Ma io che c'ho criterio? Io non ho criterio. Ma mi pare io rispondo alle domande. Sì, ecco, ma per dire, per esempio, lei alcune cose dice, queste cose preferisco dire alla magistratura. Preferisco il criterio è quello, non fare niente per intracciare quello che potrà essere il lavoro della magistratura. Sì. Se so farlo. Certo. Può darsi che quindi questo è il criterio, quello che lei pensa che possa intracciare il lavoro della magistratura, preferisce dire alla magistratura. Benissimo. Sì, ce l'ho qui, la faccio. No. Ah, sì. Chiedo scusa, signora. Senta, secondo lei, in questa fase, che cosa sta accadendo a Cosa Nostra? Dentro Cosa Nostra? Vedi, è una domanda... Sì, certo. Complessa. Lei può dare qualche indicazione alla Commissione? Io credo che ci sia in questo momento gran confusione, perché per quello che ho sentito dai giornali, per quello che ho potuto sentire, il pentimento di questo mutolo e Marchese è una cosa tremenda. È una cosa tremenda per loro, perché questi personaggi hanno vissuto a diretto contatto con loro. Sì. Questi personaggi sanno veramente dei fatti per loro gravi. Questi personaggi potranno indurre col pensiero ad altri personaggi a pentirsi. Quindi ci sarà una gran confusione. Chiaro. Senta, lei nell'intervista che ha fatto a Biagi, mi pare quest'estate, se non ricordo male, ha detto a un certo punto, a una domanda, rispondendo a una domanda di Biagi, ha detto, Rina, chissà poi se è Totò Riina. Qui oggi... invece ha fatto riferimento a un Totò Riina molto forte ancora, che decide. È parso all'onorevole Galasso di cogliere una contraddizione. Può spiegare questa cosa? Può darsi. Quando io dico può darsi Riina e quando io dico Totò Riina, io intendo fare un riferimento, perché è impossibile che quando si fa la lotta non c'è un leader. Sì. Se Riina è cascato in disgrazia, se l'hanno strangolato, ci sarà Provenzano al posto di Riina. Ma io questo non posso saperlo di fuori. Ho capito che vuol dire. E allora io voglio dire, invece di dire, dico Leonese, che poi non posso essere compreso, io dico Riina. O chi sta al posto, Di Riina. Prego. Cioè l'onorevole Galasso, mi scusi, devo rifare la domanda. L'onorevole Galasso le chiede se lì si è fatto una qualche ipotesi per cui potrebbe anche non trattarsi di Riina. Ma le ipotesi si fanno nella Cosa Nostra. Certo. Sì. Perché si possono venire delle sorprese che Riina è 5 anni che è seppellito sottoterra. Sì. Si faceva il processo a Giuseppe Greco, detto Scarpazzetta, e quello già era 2 anni che era morto. Quindi allora si pensava Scarpazzetta sta ammazzando, ma la verità qual era? Che non era più Scarpazzetta, era nato uno molto più pericoloso di Scarpazzetta, che aveva preso il posto di Scarpazzetta e che continuava ad ammazzare. Certo, chiaro. Senta, non sono stato chiaro? Per noi è stato chiaro. No,
Allora, senta, a questo punto viene fuori una questione di questo tipo. Cosa Nostra, intesa così come noi sappiamo, esiste ancora? Cosa Nostra? Sì. Certo che esiste. Esiste da fino a... al pentimento di Marchesi, io credo che esistita. Quindi sì, esiste ancora. Esiste ancora, sì. Senta, ci hanno detto, nella abbiamo letto da qualche parte, che dopo che c'è stato l'omicidio Lima, ci sono stati casi di costituzione in carcere di uomini d'onore, tra cui uno si era pure costituito, ma non c'era nessuno. Dico, ne posso sbagliato se era così. Sì, ne posso sbagliato, sì. Ecco, questa cosa è possibile secondo la logica di Cosa Nostra? Che un uomo d'onore si vada a costituire dopo un omicidio? Lo ha fatto Antonio Salamone. Può spiegare questa cosa al piacere della Commissione? Nel 1982, sì? Salamone si recò in un paese della Calabria e si costituì per sfuggire alle domande pressanti di dare la possibilità di fare una base per uccidere me. Per uccidere? Me. Ah, in Brasile. Ho capito. Quindi è possibile. Lui preferì. Quindi è possibile una cosa. Ritornare in Italia e si costituì. Ho capito. Quindi... quando là nel Brasile lui era cittadino. Della Calabria si costituì per sfuggire alle domande di dare la possibilità di fare una base per uccidere me. Per uccidere? Me. In Brasile. Ho capito. Quindi è possibile. Lui preferì. Quindi è possibile una cosa. Ritornare in Italia e si costituì. Ho capito. Quindi... quando là nel Brasile lui era cittadino brasiliano con passaporto brasiliano e non aveva niente da rispondere in Italia. Doveva rispondere del soggiorno obbligato. Senta, quindi se uno si costituisce, Cosa Nostra non pensa, i capi di Cosa Nostra non pensano che quello lì ha violato le regole? Certo. E quindi? Io non so dove è Antonio Salamone. Ho capito. Senta, l'onorevole Fumagalli le chiede, prego. È possibile questo, che cioè non sia stata un'iniziativa spontanea, chiaro? È possibile, è possibile, perché a un altro si può dire, senti qua, dobbiamo fare una cosa molto importante, non voglio coinvolgere, ti puoi costituire. Ho capito. Sono due cose diverse, da Salamone e quell'altro. Cioè Salamone si quindi costituì... non è una regola precisa, ho capito. Intende voi, ho capito. L'avvocato. Quindi Salamone si costituì sostanzialmente per non essere... evitare di ucciderla. Correndo anche dei rischi a quel punto perché si costituiva e violava una regola. Esatto. Invece, no, ma lui che cosa diceva al maresciallo? Lei non dica che mi sono costituito. Ah, beh, certo. Dica che mi ha arrestato. Dica che mi ha arrestato. Certo. L'altra questione invece sia quando Cosa Nostra può dire stiamo facendo una cosa grande, quindi, quindi queste cose avvengono prima di un omicidio, non prima dopo. Prima dell'omicidio. Senta, l'onorevole Fumagalli le chiede di spiegare questa frase che Lima morto serviva a delegittimare Andreotti. Può spiegarla alla Commissione? A denigrare Andreotti. Nel senso che Lima era la Democrazia Cristiana, il lato democratico cristiano a Palermo. Sì. Questo significava la denigrazione di Andreotti, cioè dalla corrente Andreotti. Cioè uccidere Lima? Era denigrare Andreotti. Cioè denigrare nel senso di fargli togliere, di privarlo di peso oppure... No, privarlo di voti. Ah, ho capito. Privarlo di voti. Denigrarlo vuol dire... non avevo capito. Ah, indebolire... Ho capito. Ecco, mi chiede adesso l'onorevole D'Amato, serviva anche a far venire alla luce, a far capire, questo che stavi chiedendo, che c'erano rapporti tra Lima e Andreotti e quindi far emergere questo tipo di contatti... Ma che questi discorsi io preferirei farle con i giudici. Ho capito, grazie. Quindi denigrare voleva dire togliere voti. Togliere voti. Ho capito.
togliere i voti, ha detto. Ma perdendo il prestigio perde con i tutto voti, quello che succede. Senta, volevo chiederle, nelle dichiarazioni lei ha sostenuto nel passato che l'uomo d'onore dice sempre la verità. Vuol spiegare bene cosa vuol dire questa frase? Dice sempre la verità davanti a chiunque si trova? Allora, vuol spiegare, perché l'onorevole Fumagalli chiede di spiegare questa frase. Come dice? Che è di Milano, come io sono di Torino, chiede di spiegare questa frase. In sostanza, dire la verità è se chiamato in una riunione, lui deve rispondere con la verità, non chiunque. Se è chiamato dal suo capo e ci dice, ma senti, ma come è andato questo fatto? Lui deve dire la verità. Dal suo capo? E da altri uomini d'onore? No, lui non ci devono domandare, perché sono curioso e lui ha il diritto di non rispondere. L'unico, quindi l'unica persona a cui lui ha il dovere di dire la verità è il suo capo. O la commissione è il suo capo. Ho capito. Senta, perché la notizia che dal proseguo domande dell'onorevole Galasso che mi sono sfuggite. Perché la notizia, quella del generale della Chiesa relativa al 1979, non l'ha riferita al maxi processo? Ma è semplice. Guarda, io sono una persona dispostissima, adesso che c'è stata questa apertura, se esiste un nuovo processo, di testimoniare. Certo. Quindi non è una preclusione nei confronti del generale della Chiesa. Certo. Era un problema che mi ero posto allora di dire non parlare di queste cose, di queste cose perché avrei complicato tutto il processo. Ho capito. Avrei complicato secondo la mia maniera. Senta, volevo chiedere una cosa, su questa domanda che le faccio io. Alla luce di quello che è successo poi, l'assassinio di Falcone, Borsellino, eccetera, le sembra che sia stata una scelta saggia la sua di non parlare allora di queste cose? Lei mi mette in difficoltà, perché io credo che la scelta sia stata saggia sotto un profilo che è quello materiale, sotto un profilo, ma forse ho sbagliato, dovevo dirlo in quell'epoca, ma sotto il profilo materiale io dovevo comportarmi così. Se io avrei parlato di politica in quell'epoca, io avrei vanificato le mie dichiarazioni. Le mie dichiarazioni sarebbero diventate zero, perché le avrei unite con la politica e avrebbero detto, ma credete a questo mascalzone qua che parla di cose che lui non sa. Senta, lei può dire alla Commissione fino a che epoca i delitti erano deliberati a livello regionale? Gli omicidi? Sì. Fino a che epoca? È la domanda che le fa l'onorevole Galasso. Se c'è un'epoca per cui, fino alla quale gli omicidi erano decisi a livello della regione, della commissione interprovinciale. Gli omicidi no, più importanti. Anzitutto la commissione interprovinciale è una cosa che viene dopo del 1974-75. Quindi io sono in carcere, questa discussione non lo so. E poi non esisteva prima. Quindi era provinciale la commissione che decideva. E la commissione provinciale. Fino al 1975, ho capito, cioè partendo dal 1970, escludendo dal 63 al 70, e dal 70 al 75 che decide autonomamente. Va bene. Senta, lei sa chi era questo personaggio di Palermo vicino a voi, credo massone, che si chiamava lo zio? Le posso aiutare in questo modo? Una cosa dice Calderone. Calderone dice che Giacomo Vitale aveva dei rapporti con uffici giudiziari tramite questo zio, questo che era chiamato lo zio e che era un massone, che era una persona anziana, eccetera. Non lo so. Senta, può spiegare meglio alla Commissione quello che lei ha accennato per il processo di Catanzaro, l'aggiustamento del processo? Ha fatto un esempio che riguarda il pubblico ministero. Ricorda altri esempi, altri fatti in ordine all'aggiustamento del processo? Lo chiede l'onorevole Olivo.
processo di Catanzaro, anche a Catanzaro ci sono stati gli aggiustamenti. Sì. Il processo di Catanzaro è finito nel nulla. Certo. Chi... sono andati tutti a casa con l'espiazione della... condannati con l'espiazione della pena. Sì, sì. Ho capito. Senta, ci sono rapporti tra Cosa Nostra, che lei sappia, perché non so se lo sa, e la Sacra Corona Unita, quella organizzazione criminale in Puglia, su Cosa Nostra, che dopo. Senta, poi il senatore Calvi le chiede di precisare meglio il suo rapporto con Lima. Ha detto che è nata come un'amicizia da molto, perché erate quasi coetanei, il padre di Lima l'aveva presentato, era uomo d'onore e così via, lui gli mandava i biglietti del teatro, insomma c'è un rapporto di questo tipo. Può dare qualche informazione in più? Ritiene di poter dare qualche informazione in più? Ma io darò qualche informazione la darò in più, ma la darò ai giudici, perché già ho cominciato con il verbale con i giudici. Va bene. Senta, poi l'onorevole Matteoli le chiede se, secondo lei, ambienti governativi avevano interesse alla eliminazione dalla Chiesa. Non lo so. Non lo sa. Come faccio a sapere? No. Senta, chi ha favorito l'ingresso di Michele Greco a Lucerdone? Quando... La matricola. Sì? La matricola. La matricola? Sì, l'ufficio matricola. Cioè c'era qualcuno... Brigadiere Buonincontro. Ho capito. Brigadiere Buonincontro, che è stato ucciso, credo. Poi, è stato ucciso. Sì. È stato ucciso da Cosa Nostra? Credo di sì. Ho capito. Senta, c'era mica un rapporto, le chiedono sempre, credo l'onorevole Matteoli, sì, tra l'andata di Campisi, del giudice Campisi a Cuneo e il suo trasferimento a Cuneo, al carcere di Cuneo? Ma io non lo conoscevo. No. Allora, dopo ha saputo. Ma molto dopo. Senta, voleva sapere poi il senatore, l'onorevole Ricciuti, che cosa fa, una domanda che altri non hanno fatto, Cosa Nostra oggi? Secondo lei che cosa sta succedendo? L'abbiamo già fatto? L'abbiamo fatto, l'abbiamo già detto. Abbiamo dato una risposta. Sì. Quindi ribadisce quello. Senta, quella prima le ho fatto nel primo giro, stiamo quasi finendo, quindi so che lei è stanco, ma stiamo quasi finendo. Senta, nella prima parte le ho fatto una domanda sul separatismo, sull'interesse che può avere Cosa Nostra al separatismo, e le ha risposto in particolare con le questioni delle sentenze, cioè avere alleggerimenti, quindi in questo senso il separatismo potrebbe essere un canale. Secondo lei, chiede l'onorevole Ricciuti, c'è un rapporto tra questa forma di separatismo e il separatismo di cui si discute a nord? Forse sì. Secondo me, secondo la mia opinione, forse sì. Senta, lei conosce il testo delle dichiarazioni di Calderone e Mutolo? No. No, io credo di Calderone, ho letto un libro di Calderone, sì. Ma di Mutolo no. Senta, esistono collegamenti tra uomini d'onore campani e politici campani? Le chiede l'onorevole D'Amato. Ne parlerò ai giudici. Ne parlerà ai giudici. Ma mi pare che ha già risposto prima, però non voglio entrare nei suoi cose. Ma ne parlerò al giudice tutto quello che riguarda politica, perché già io non sono più lucido come quando sono entrato qua. Non vorrei fare confusione. È la penultima domanda, anzi la terz'ultima domanda. Non vorrei fare confusione. Va bene. Lei comunque ha detto prima, se lo conferma, che anche gli uomini politici, gli uomini d'onore campani fanno la stessa maniera. Fanno la stessa maniera, ecco. Senta, poi, cioè, questa è una domanda che le si fa, non so se lei è in grado di rispondere. Secondo lei quali sono i criteri per valutare l'attendibilità di una persona che si presenta come pentito? È qua da scalassimo. Ah. Deve parlare con il pentito solo una persona che è competente e che ha vissuto dentro Cosa Nostra, solo lui.
che ha vissuto, che conosce, perché che uno che ha vissuto è difficile che faccia il giudice, tranne quei casi. Ah, è logico, ma quello che ha vissuto dentro Cosa Nostra, senza fare il giudice, può sì, stabilire, tranne quei casi, dico, tranne quei casi. Può stabilire se dice la verità o no. Ho capito, solo uno che conosce molto a che fondo la questione, ho capito. Quindi un vaglio robusto, una serie robusto. Un vaglio robusto. A lei risulta che qualcuno dei pentiti, le chiede l'onorevole Biondi, abbia usato di questa sua condizione per compiere vendette private dicendo il falso, è questo che... Dei pentiti che io ho conosciuto, cioè Calderone. Sì. Calderone no, assolutamente. E Contorno, assolutamente no, Contorno sì. Ha fatto confronti con tutti quanti. Quindi quelle che ho conosciuto io, no. Se vengono nel futuro, non so, certo, posso stabilire. Senta, ora c'è, e questa è l'ultima domanda davvero, il senatore Ricciuti le chiede questo, accertata la sfiducia totale cioè verso i partiti a cui ha fatto tradizionalmente riferimento la mafia, adesso questo rapporto con la politica può andare anche verso formazioni nuove, diverse da quelle tradizionali, partiti? Se vuole un'opinione personale... L'onorevole, sì. Senz'altro. Sì. 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 Ma si tratterebbe di partiti che ancora devono nascere o che sono già nati, secondo me? Ma secondo me che sono già nati. Secondo lei che sono già nati. Senta, un'ultima cosa. Se un nuovo politico, e questo è veramente l'ultimo, se un nuovo politico deve fare... Sì, chiedo scusa. No. Se un nuovo politico deve fare una legge contro di voi, un nuovo politico vostro amico sì. Di Cosa Nostra, sì. Deve fare una legge, una o più leggi contro Cosa Nostra. Lei ha fatto capire prima, si possono fare ugualmente, ma deve avvertirvi prima, deve spiegarvi che qualcosa, no? Guardi, nessuno meglio di lei mi può insegnare che prima che si fa una legge in Italia passano degli anni. Ah. E quindi in quest'anno c'è, falla o non farla. Ah. Non è che una legge in Italia si fa, guarda, ci sediamo, facciamo una legge. E ma poi se la legge si fa? Si fa, e lui deve salvare. Conservare quell'immagine pubblica anche a scapito di Cosa Nostra. Ho capito. E voi lo capite? Cosa Nostra la capisce questa cosa? Nel passato la capiva, non so se adesso la capisce più. Ho capito. Ma nel passato la capiva. Ho capito. Le domande mi pare. Le domande sono terminate. Noi la ringraziamo molto. Voglio chiederle se lei ha una dichiarazione finale da fare alla Commissione. Se per caso una dichiarazione finale. Guardi, io sono molto stanco. L'avrei la dichiarazione finale da fare alla Commissione Antimafia e mi rimetto di scrivere una lettera a lei, signor Presidente, che può leggere per tutti i consiglieri, per tutti gli onorevoli senatori che sono qua presenti in aula. Mi riservo perché sono veramente stanco, sono certo che non mi esprimerei bene per quello che io vorrei dire a tutti lei voi. Lei scriva questa lettera e mandi e chiede che venga letta. La può leggere. Sì. Scusi, siccome adesso... Credo che, scusate, devo chiedere una cosa. Vabbè, la seduta è terminata, la ringraziamo molto, signor Presidente.